Buongiorno, benvenuti alla zuppa di oggi, 19 aprile, secondo giorno delle consultazioni di Elisabetta Casellati. In macchina con Leo, siamo tranquilli, stiamo ritornando a Milano. Leo, è tutto a posto? Sì, la cintura. Speriamo che ci sia la cintura e che nessuno ci rompa le balle. Va bene, andiamo a vedere quali sono le cose sui giornali oggi. Le cose sui giornali sono che in realtà con il mandato alla Casellati, cioè il Presidente del Senato di Forza Italia, che ha visto ieri Movimento 5 Stelle, Centro Destra, ma non Salvini, che aveva un appuntamento a Catania, quello che è successo è che si è certificato il non fallimento del centrodestra, come qualcuno vuole scrivere, ma il fatto che il veto di Di Maio resta bello completo sulla partecipazione di Forza Italia al governo. Dal tuo punto di vista è anche comprensibile, non vuole avere a che fare con Forza Italia, che è il suo nemico storico, ma dal punto di vista, insomma, del racconto e della narrazione, basta vedere oggi quello che scrive il Fatto Quotidiano, è ridicolo, perché il veto c'è ed è da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti di Berlusconi, che anzi ieri, secondo le cronache, avrebbe fatto un passo avanti, perché avrebbe detto nessun veto di Forza Italia, addirittura a un governo a guida Di Maio. Oddio che brutto. Andiamo avanti, non oddio che brutto il governo Di Maio, oddio l'idea che uno possa cambiare, perché in questo il movimento di Silvio Berlusconi ha cambiato evidentemente molto idea, sarà certamente per senso di responsabilità. Mi diverte moltissimo, anzi meno di moltissimo, in maniera pazzesca, come quando i giornalisti sono a corto di notizie e di ragionamenti, come oggi due che non dovrebbero tanto scherzare sui cognomi degli altri, che sono Travaglio, uno che si chiama così, è un po' come uno che si chiama Porro, non scherzare sui cognomi degli altri, perché il Travaglio è il Travaglio, e un altro che si chiama Bottura, un cretino totale, secondo me, una mia diciamo personale influenza diciamo negativa quando leggo le cose di Bottura o le sento, peggio ancora, ho avuto un fallimentare programma in radio che grazie al cielo gliel'hanno chiuso. Ma Bottura e Travaglio, qual è l'idea geniale che c'hanno oggi per parlare di politica? Sfottere il cognome della Casellati. È un po' come quando da bambini, non so, ti sfottevano se avevi qualche problemino. Esattamente, lo sfottere i cognomi è quella roba là, è quella roba infantile quando non è un altro argomento. Casellati, poi tutti e due, sapete con quale originalità? Viene dal mare, cioè come la signora nobile di memoria fantoziana, con un piccolo problema, che i due cretini non si rendono conto, scusatemi, no, Travaglio certo non è cretino, è soltanto lo striglione del Movimento 5 Stelle, non si rendono conto che la Casellati, la chiamiamo per questo nostro politicamente corretto, Alberti Casellati, gli sembra, semplicemente per il motivo che uno è un nome da signorina e l'altro da sposata, suo marito Casellati, non c'è molto vien dal mare, non ci sono i predicati che in tanti hanno di quei radical chic che loro frequentano molto assiduamente. Sorgi, molto più seriamente, oggi sulla Stampa, ci spiega che in realtà Mattarella si è stancato e vuole che le cose siano fatte ormai in fretta, e questo ha irrigidito e ha irritato Salvini, che ieri non si è presentato alle consultazioni con la Casellati. Si è presentato tutto lo stato maggiore del movimento di Salvini, che lo rappresenta degnamente come Giorgetti, ma il punto fondamentale è che il Presidente della Repubblica vuole fare in fretta. Se non c'è la Casellati, arriverà Di Maio proverà a fare, scusate, Fico, il Presidente della Camera, proverà a vedere se c'è un accordo tra il Movimento 5 Stelle e il PD, e poi, una volta visto se non c'è l'accordo col Movimento 5 Stelle e PD, il Presidente farà il governo del Presidente. Incredibile che Repubblica ritorna ai toni di sempre su Salvini, perché io vi leggo che cosa ha scritto Tito di Repubblica sul fondo di Repubblica, cioè con tutto il gran casino che c'è oggi, di che si occupa di Repubblica, del fatto che Salvini ieri non ha partecipato alle consultazioni e oggi si presenterà alle 14.30. Salvini ha un'idea mutilata della democrazia. Salvini, rappresentazione primitiva degli elettori, insulta alle istituzioni e alle leggi fondamentali. Ma date la calmata, Tito! Insulto alle istituzioni e alle leggi fondamentali perché ieri non si è presentato alle consultazioni, nel tipico trick e track che fa la politica. Ma dai, ne abbiamo viste molto di peggio. Ma comunque, se questi sono gli insulti alle istituzioni, pensate un po' voi gli insulti che si sono beccate alle istituzioni negli ultimi anni parlando di Bolkestein. Vi ricordate quella direttiva che si occupava della liberalizzazione dei servizi? Ieri arriva il commissario Bolkestein e dice non si applica alle spiagge. Ma come non si applica alle spiagge? Abbiamo fatto tutto sto casino in questi anni dicendo l'Europa ce lo chiedeva di mettere all'asta le spiagge, quindi distruggere gli investimenti di coloro che gestiscono le spiagge. Beh, Bolkestein dice si applica ai servizi e non alle spiagge. Complimenti a quello che noi abbiamo raccontato negli ultimi anni, cioè come sempre l'Europa
l'Europa ci dice una cosa e noi facciamo i fenomeni uccidendo i nostri, le nostre imprese. Qual è l'altra cosa che stavo leggendo qua? Vabbè, poi l'altra cosa stupenda è il pezzo di Magnaschi oggi, sempre riferito a quello che è un giornalismo invece vero, non quello dei cretini, e ci racconta della schiavitù degli indiani Sikh nelle serre di Latina, una cosa di cui non parla nessuno, anche perché gli stessi Sikh qua in Pianura Padana vengono utilizzati, come sapete, negli allevamenti delle vacche in maniera regolare, e racconta questo disagio pazzesco dei Sikh a Latina, perché in realtà è una cosa di cui nessuno parla, ma soprattutto perché ci riporta a quel famoso concetto: facciamo venire le persone in Italia per sfruttarle il più possibile. 165 euro al mese di stipendio per 14 ore di lavoro tutti i giorni, suicidi a go-go, perché se non si fa come si deve o ci si ammazza o ti ammazzano. Magnaschi oggi su Italia Oggi. L'intervista oggi al presidente della Consob Nava, che ha anche delle idee buone, meno sanzioni, più dialogo e tutte queste cose qua. Questo signore per 24 anni è stato in Europa, a Bruxelles, arriva in Italia e ci tratta come quelli che sono stati all'estero per 24 anni, come dei cretini. Ah, sono qua in Italia e come se a 50 anni facessi il servizio militare. No, Nava, non stai facendo il servizio militare, stai facendo il presidente della Consob. E ancora, la prendo in un momento di bassa reputazione. No, Nava, tu provieni da un'istituzione di bassa reputazione, e cioè la Commissione Europea, non la Consob italiana, chiaro? La bassa reputazione non è del grande funzionario europeo che fa il fenomeno qua in Italia. Avrai anche delle buone idee, ma un po' di umiltà, perché qua in Italia ci siamo fatti il culo mentre tu stavi a Bruxelles a spiegarci la Bolkestein, chiaro? O chi per te? Io sono un grande europeista, penso che sia molto importante avere funzionari italiani in Europa, forse lasciamoli là se sono così bravi, ma il punto fondamentale è che non è sopportabile l'idea che un grande europeista viene qua, un grande funzionario viene qua a Milano, alla Consob in Italia, e ci spiega che è in un momento di bassa reputazione, ci spiega che questo è un servizio militare a 50 anni, ma il servizio militare semmai l'ha fatto in Commissione Europea negli ultimi 24 anni, vivendo in quelle città di merda che sono Strasburgo e Bruxelles. Si può dire questo o no? Il servizio militare del grande funzionario della Consob, mi viene da ridere. Intanto ovviamente gli organismi internazionali ci hanno le idee geniali, come il Fondo Monetario Internazionale della Lagarde. Che cosa si è pensato? Come risolviamo i problemi italiani? Ve lo dico io come li risolviamo: tassando, reintroducendo l'IMU sulla prima casa e aumentando l'IVA, cioè riportando l'IVA al 25%, cioè aumentando l'IVA e mettendo l'IMU sulla prima casa, abbiamo risolto i problemi italiani. Chiaro? Lo dice il Fondo Monetario Internazionale in suo paper molto importante. Oggi la Lagarde ci spiega qual è la soluzione. Fantastico oggi Felice Manti, che ci racconta chi è il rapper Lamar. A un certo punto del suo video Loyalty ci sono una ventina di ragazzine, alcune, beh, ovviamente tutte che sculettano con le tette di fuori, tutte in bikini, eccetera, alcune a quattro zampe, altre che fanno i soliti gesti che si fanno quando vedete i video dei rapper. Bene, questo rapper, che è un fenomeno, sarà bravissimo, ha fatto l'inno delle Pink Panther, Black Panther, avrà fatto quello che volete voi, è stato premiato con il Pulitzer, dice Manti, lo stesso premio che è andato alle grandi inchieste del New Yorker e del New York Times sulle molestie di Weinstein. Insomma, come mettiamo insieme Lamar e le sue sculettanti a quattro zampe modelle e quel modello appunto di donna dei suoi video? Vi consiglio tutti di andarvelo a vedere, il Loyalty, e il premio Pulitzer dato alle inchieste tardive del New York Times e New Yorker. Ultima questione stupenda del Messaggero di oggi, pagina 5. Dovete sapere che a Roma, dove non funziona assolutamente nulla perché si è bloccato tutto, ci sono dei cittadini, degli straordinari cittadini, per farvi capire che Roma purtroppo è governata spesso peggio di come i cittadini si meriterebbero. Che cosa fanno? Si mettono a pulire i giardini, a tagliare il prato, a togliere le erbacce, insomma si mettono a fare il mestiere che dovrebbero fare 200 giardinieri, pochi che ci sono a Roma, di cui la gran parte non possono sollevare i pesi, perché molti sono esentati dal lavoro perché sono giardinieri ma non possono sollevare i pesi. Ma comunque i cittadini lo fanno da soli. Cosa è successo? Che è arrivata una determina del Consiglio Comunale del Campidoglio che ha detto: no cari, dovete chiedere il permesso al Dipartimento dei Giardini, lo dovete
dovete fare 30 giorni in anticipo con carta bollata e in più dovete fare l'assicurazione obbligatoria a vostre spese. Ma mortacci vostra! Cioè, questi si mettono a pulire i giardini di Roma e voi gli rompete le balle con la solita burocrazia che non permette di fare nulla in questo paese. Invece di premiarli, li uccidete. Per fortuna che il Consiglio di Stato, once in a while, ogni tanto si ricorda che ci sono anche delle leggi, insomma, per cui il volontariato esiste e ha permesso e ha bocciato la delibera della giunta del Campidoglio. Ci metto la mano sul fuoco che il TAR ribalterà la sentenza. Comunque in Italia i volontari non possono fare nulla. Tenetevi i giardini con le erbacce, tenetevi lo schifo dell'arredo urbano a Roma e se provate da solo a fare qualche cosa vi facciamo male. Ci si dimentica che lo Stato siamo noi e che i giardinieri sono pagati da noi, che i burocrati sono pagati da noi, sono al nostro servizio e i giardini non sono dello Stato, sono nostri. E quindi noi in quei giardini, cari burocrati delle mie scatole, ci facciamo quello che vogliamo. Chiaro? Un saluto dalla Lituania, grazie per raccontarci quotidianamente della trasversale. Buongiorno collegata ora Monica, hai salutato Leo? Salutiamo tutti quanti Leo. Ciao! Ciao, ciao. Bene, col saluto di Leo vi do appuntamento questa sera a 105 Matrix e se vi è piaciuta questa zuppa condividete. Ciao, ciao, ciao.